Cari amici, per la serie dei grandi personaggi della storia umanistica approfondiremo insieme le vicende di Trotula de Ruggero, prima donna medico attiva nella scuola medico salernitana assieme alle cosiddette mulieres salernitane. Che cosa sappiamo con esattezza di Trotula? Il suo nome fu molto celebre nel Medioevo in tutta Europa, in particolar modo per gli studi legati alla medicina delle donne. Tuttavia, sul suo conto non esiste nessuna informazione certa. Di sicuro il nome Trota, di cui Trotula è un diminutivo, era molto comune a Salerno nel XII secolo. Si può infatti stimare che in quel periodo vivessero all'incirca 90 donne con quel nome, un nome anche molto singolare. Infatti, in latino è il diminutivo di Trota e significava dunque piccola Trota. Un'altra certezza che abbiamo da fonti storiche e anche archivistiche è la presenza di donne che a Salerno praticavano la professione di guaritrici. Esistono circa 60 testimonianze storiche che confermano l'esistenza delle mulieres salernitane, studiose che insegnavano o erano attive intorno alla scuola medica di Salerno, tra le quali ricordiamo non solo Trotula, ma anche Rebecca Guarna, Abella Salernitana, Mercuriade e Costanza Calenda. Tuttavia, secondo una tradizione antica, Trotula sarebbe stata una componente della nobile famiglia normanna de Ruggero, famosa al suo tempo per aver donato a Roberto il Guiscardo parte dei propri averi per la costruzione del Duomo di Salerno. Sarebbe inoltre nata a Salerno e grazie alla posizione della sua famiglia avrebbe avuto l'opportunità di intraprendere studi superiori e di medicina. Secondo un'ipotesi avanzata nell'Ottocento, anch'essa del tutto priva di riscontri, Trotula avrebbe sposato un altro medico, Giovanni Plateario. Da lui avrebbe avuto due figli, anch'essi medici, che insieme al padre sono ricordati come magistri plateari. Un'altra teoria sarebbe quella secondo cui ella avrebbe sposato un Matteo Senior, in seguito definito Arcimatteo, autore anch'esso di alcuni trattati di medicina e farmacopea. Il De Passionibus Mulierum Ante in et Post Partum è il lavoro più famoso di Trotula, trascritto per 4 secoli e tradotto in numerose lingue, edito a stampa nel 1544 da Georg Kraut. Il trattato è composto da 64 capitoli, di cui ne mancano i primi 12, nei quali vengono offerti precetti, consigli e norme che attraversano tutta la vita della donna. Per la studiosa salernitana la donna è un intero e una bellezza, una salute, un'armonia, una cura ed effetti costituiscono un insieme del tutto. Il corpo non è suddivisibile o separabile, così come non lo è il contesto relazionale che accompagna gli eventi della nascita, della cura del bambino e della sua relazione con la figura della madre e della nutrice. L'opera inizia delineando la natura caratteristica del genere femminile, che a differenza della natura maschile calda e asciutta, è piuttosto fredda e umida. Se da una parte ciò favorisce la complementarietà dei generi che si sostengono e si contengono reciprocamente, dall'altra è causa delle loro differenti patologie. Infatti, essendo le donne più deboli e mancando loro il calore necessario per dissipare gli umori cattivi, le loro malattie sono più frequenti e colpiscono prevalentemente gli organi riproduttivi. Per difendersi dagli umori, le donne tuttavia hanno una particolare purificazione, il mestruo, la cui regolarità è fonte e segno di salute, ovvero sintomo e fonte di malattia. Primo compito della medichessa è allora diagnosticare le ragioni dell'interruzione della regolarità o della scarsità del mestruo, individuando nella farmacopea i rimedi opportuni. Rimedi diretti a ripristinare il giusto equilibrio umorale attraverso non solo erbe e salassi, bagni caldi e infusioni, ma anche mediante un regime alimentare, uno stile di vita utile ad un maggiore equilibrio. Trotula propone anche adeguati consigli per il concepimento di un maschio o di una femmina o anche per un naturale anticoncezionale grazie all'utilizzo di una particolare pietra. Nozioni di ostetricia riguardano la posizione del feto nell'utero, nell'individuazione di segni di gravidanza, nel regime delle donne gravide e della partoriente. Particolare attenzione merita anche il momento del parto,
dove se il primo ricorso è alla benevolenza di Dio, il secondo sarà nella creazione di un'atmosfera serena, lenta e rispettosa del pudore della donna. Molti capitoli sono poi dedicati alle malattie comuni, come la cataratta, le tonsilliti, disturbi dermatologici e digestivi. L'ultima parte del lavoro di Trotula è dedicata alla cura estetica con ricette cosmetiche che riguardano la pelle, il sorriso, le labbra, i capelli, che possono essere schiariti o anneriti, secondo le usanze saracene, le mani, ma anche l'alito. La donna, così come viene descritta in questo testo, è pienamente valorizzata nella sua identità di genere e dà un'attenzione al corpo che presiede alla sua salute. La cura che la donna deve a se stessa è proposta dalla medichessa attraverso un insieme di comportamenti e regole che riguardano una nozione di salute come equilibrio fra il corpo, la psiche e la relazione con gli altri. Il De Passionibus Mulierum, o anche detto Summa qui dicitur Trotula, ovvero compendio che menziona il nome di Trotula, fu pubblicato a stampa per la prima volta nel 1544 a Strasburgo, a opera di Georg Kraut, il quale non mise in dubbio il fatto che l'opera fosse un unico testo. Tuttavia, notando le numerose imprecisioni e contraddizioni, decise di riordinare il testo eliminando gli elementi considerati superflui e contraddittori. Questo intervento rese il suo testo molto diverso dall'assemblaggio medievale e rese anche difficili ai lettori successivi comprendere che in realtà l'opera fosse la raccolta di ben tre testi diversi. Troviamo dunque il Liber de Symptomatibus Mulierum, il libro delle malattie delle donne, il De Ornato Mulierum, sulla cosmetica delle donne, e il De Curis Mulierum, sui trattamenti per le donne, che riguardava dunque le malattie delle donne e la cosmesi, l'unico dei tre testi a fare proprio il menzione del nome di Trotula. In questo testo, infatti, un narratore esterno descrive come una guaritrice di nome Trota, che praticava la medicina nella città di Salerno grazie alle proprie conoscenze mediche, era riuscita ad aiutare una donna che soffriva di dolori addominali. Nel testo si spiega che la paziente era stata visitata da altri guaritori che le avevano diagnosticato la rottura dell'intestino. Nell'opera, dunque, Trota viene definita magistra, a confermare il prestigio che l'accompagnava. Secondo la studiosa Monica Green, questo testo non è altro che una rielaborazione o trascrizione delle cure di Trotula, con molta probabilità dettate dalla stessa, a un uomo abbastanza dotto da conoscere il latino e possedere un'alta cultura letteraria. Oltre al De Passionibus Mulierum, altri due testi medici provenienti dalla Salerno del XII secolo hanno un collegamento a una certa Trota, il De Egritudinum Curatione e la Practica Secundum Trotam. Il De Egritudinum Curatione, ossia sul trattamento delle malattie, è un trattato che racchiude gli estratti delle pratiche mediche di sette medici salernitani del XII secolo. Fra questi medici viene anche citata la nostra Trotula. Nel trattato viene particolarmente elogiata la conoscenza sui disturbi gastrointestinali. La Practica Secundum Trotam, ossia la pratica secondo Trota, è un trattato che invece descrive le cure per malattie di vario genere, dal dolore ai denti a problemi di milza, scottature e così via. Oggi di questo trattato ce ne restano soltanto due manoscritti e di questa probabilmente una versione ridotta di un testo medico molto più ampio. Questo è l'unico testo la cui paternità viene assegnata alla stessa Trota. Trotula dunque è menzionata dal poeta satirico Rutbeuf nel XII secolo nel suo Dit de l'Herberie, il cui protagonista è un erborista ciarlatano al servizio di una dama salernitana di nome per l'appunto Trot. Viene menzionata anche come personaggio leggendario nei racconti di Canterbury di Chaucer come Dame Trot. Nella storia ecclesiastica di Orderico Vitale si fa cenno a una coltissima matrona, poi identificata in Trotula de Ruggero, che nel 1059 a Salerno dialogò di medicina con Rodolfo Malacorona. Trotula viene descritta come l'unica donna che possedesse una cultura tale da poter discutere con il famoso medico normanno.
breve appendice sulla Scuola Medica Salernitana. È considerata una delle prime e più importanti istituzioni mediche d'Europa nel Medioevo, già a partire dal IX secolo. Come tale è considerata da molti come l'antisegnana delle moderne università. La scuola si fondava sull'unione tra la tradizione greco-latina e le nozioni acquisite grazie alle culture arabe ed ebraiche. Essa rappresenta un momento fondamentale nella storia della medicina per le innovazioni che introduce nel metodo e nell'impostazione della profilassi. L'approccio era basato fondamentalmente sulla pratica e sull'esperienza che ne derivava, aprendo così la strada al metodo empirico e alla cultura della prevenzione. Di particolare importanza dal punto di vista culturale è anche il ruolo svolto dalle donne nella pratica e nell'insegnamento della medicina, soprattutto per la famosa appunto trotula di cui abbiamo accennato finora. Le donne che insegnarono e operarono nella scuola divennero famose per l'appunto col nome di Mulieres Salernitane. Le basi teoriche erano costituite dal sistema degli umori elaborato da Ippocrate e Galeno. Tuttavia, il vero e proprio bagaglio scientifico era costituito dall'esperienza maturata nella quotidiana attività di assistenza ai malati. Con la traduzione dei testi scritti in arabo, si aggiunse a questa esperienza una vasta cultura fitoterapica e farmacologica. La fondazione della scuola risale all'Alto Medioevo e non vi è alcun documento che possa certificare con precisione una data di riferimento. La tradizione, tuttavia, lega la nascita della scuola all'evento narrato da una leggenda. Si racconta che un pellegrino greco di nome Pontus si fosse fermato nella città di Salerno e avesse trovato rifugio per la notte sotto gli archi dell'antico acquedotto dell'Arce. Scoppiò un temporale e un altro viandante malandato si riparò nello stesso luogo. Si trattava del latino Salernus. Costui era ferito e il greco, dapprima sospettoso, si avvicinò per osservare da vicino le medicazioni che il latino praticava alla sua ferita. Nel frattempo erano giunti altri due viandanti, l'ebreo Elinus e l'arabo Abdela. Anch'essi si dimostrarono interessati alla ferita e alla fine si scoprì che tutti e quattro si occupavano di medicina. Decisero dunque di creare un sodalizio dando vita a una scuola, dove le loro conoscenze potessero essere raccolte e divulgate. L'incontro tra i viandanti, secondo una recente teoria, sarebbe da collocarsi non sotto l'acquedotto ma sotto le volte della via che dal monastero di Santa Sofia conduce al monastero di San Lorenzo in Playo Montis. I leggendari fondatori, sempre secondo questa recente teoria, possono essere identificati in Gario Ponto, cioè Pontus, Alfano di Salerno, cioè Salernus, Isacco l'ebreo, Elinus, e Costantino l'africano, Abdela. Siamo giunti al termine del nostro video approfondimento su Trotula, con una piccola bibliografia di testi per continuare anche voi a colmare la vostra curiosità, se lo desiderate, seguendo le vicende di questa fantastica donna medico nella storia della Salerno dell'XI-XII secolo. E io come sempre vi ringrazio e ci vediamo presto con un nuovo video approfondimento targato sempre Artelette Filoarchio.